Buongiorno carissimi amici nostri, amici di Betty e Marco. Allora, prima di svelarvi la ricetta di oggi a pranzo, vorrei intanto ringraziarvi perché siete adorabili. Poi volevo aggiornarvi su Alessia. Alessia torna oggi, ovviamente poi la riprenderemo, vi faremo vedere perché arriverà arrabbiatissima perché la vacanza è finita. Però è andato tutto bene, si è divertita, insomma, siamo contenti. Allora, ricordate il canale su YouTube e il profilo Instagram e TikTok, Betty e Marco. Oggi Iscrivetevi. iscrivetevi, oggi vi farò una pasta che tutti sicuramente sapete fare. E l'abbiamo fatta, la facciamo, però secondo me ognuno la può fare a modo proprio. Andiamo a capire di che pasta si tratta. Allora, l'ingrediente principale sono le lenticchie. Oggi Ingrediente pasta e segreto. lenticchie, no, pasta e lenticchie. Quale prendo io? Io prendo le lenticchie Mignon. Mi sono sempre piaciute quelle piccoline, quelle imbustate al supermercato. Stop. Poi ho preso due carote, una cipolla, un pomodoro, un cipollotto che avevo, o scalogno, cipollina, come la volete chiamare, la chiamiamo, due cucchiai di passata di pomodoro e tanta, tanta acqua, che io non vi posso dire prima perché ora vi spiegherò il perché. Allora, intanto andiamo a la Quindi cosa prepariamo? pasta e lenticchie, Ah, una ok. buonissima pasta e lenticchie. Andiamo ad accendere e capiamo come la preparano Betty e Marco. O meglio, come la prepara Betty e come se la mangia No, Marco. anche io la mangio. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere il nostro. Io avevo questa cipolla in più, la vado a utilizzare oltre quella rotonda bianca. Come la faccio? La faccio sempre piccola piccola in un tegame, che io le lenticchie le cuocio in tegame. Proprio Ok, vado a mettere la cipollina piccola piccola piccola. È molto buona la pasta e lenticchie, però secondo me le lenticchie vanno fatte in una certa maniera. Guardate quanta cipolla metto, proprio pochissima. Ok, mettiamo un po' di olio extravergine. Un'altra cosa vi volevo dire: allora c'è chi lava le lenticchie, io non lo faccio, non le ho mai lavate. Le controllo quando le verso, ma non le ho mai lavate. Mai, e mai lo farò perché ho sempre fatto la pasta e lenticchie in questo modo. Allora. Non siamo morti fino adesso. No, accendiamo, perfetto, e andiamo a mettere da subito le nostre lenticchie. Io ho preso 300 grammi di lenticchie perché se restano si possono anche congelare, quindi da cotte però. Ok, andiamo a metterle e andiamo a mescolare, andiamo a farle tostare leggermente. Una leggera tostatura. Leggera, sì. Oppure c'è chi magari compra le lenticchie precotte, quello ovviamente è più semplice perché già sono morbide. Secondo me le lenticchie, cioè io le ho sempre fatte al momento, con calma, ci vuole un po' di calma con la pasta e lenticchie. Comunque dobbiamo dire che di vedere tutto il video, perché alla fine c'è la tecnica Ok. È segreta. vero, quindi guardatelo tutto perché alla fine io faccio da sempre una cosa che rende, secondo me, più gustosa la pasta. Ne approfitto sempre, siete meravigliosi, proprio il pensiero che avete avuto anche ad Alessia, mi avete mandato messaggi privati, non privati, siete una favola. Allora, lenticchie, dopodiché le carote, tutto lavato, subito io metto due carote, non le sbuccio le carote, le ho sempre mangiate con la buccia, sempre. Però sono lavate. Esatto, facciamole a pezzettini, abbassiamo la fiamma e facciamole a pezzettoni, così. Ok, poi andiamo a prendere il nostro pomodoro e lo andiamo a mettere sano dentro le lenticchie. Prendiamo la cipolla rotonda, quindi la sbucciamo, e l'andiamo a mettere divisa in due, sana. Io ho sempre fatto così e credetemi, vengono deliziose. Poi ovviamente ognuno la fa a modo proprio, la pasta e lenticchie. Ok, la divido in due e la vado a mettere sana, dentro, tutto dentro. Diamo una mescolata. Ok. A questo punto aggiungiamo l'acqua. Ragazze, un consiglio, l'acqua tiepida, sempre. Sempre acqua tiepida, perché
l'acqua fredda interrompe la cottura, cioè ti restano dure, invece acqua tiepida. Quindi io ho messo acqua a coprire le nostre verdure, quindi le nostre carote, cipolle e pomodoro, a coprire. Adesso cosa faccio? Abbasso la fiamma, proprio fiamma bassa, prendiamo il coperchio e andiamo a coprire senza mettere sale, perché il sale verrà messo a mezza cottura. Lasciamo cuocere. Allora amici, guardate, le lenticchie stanno cuocendo a fiamma bassa bassa, però mentre cuociono cosa facciamo? Aggiungiamo 2 cucchiai di passata di pomodoro, la coloriamo, mettiamoli sempre in un punto, questo me lo diceva sempre mia nonna. Poi prendiamo il sale e andiamo a mettere il sale, quanto basta, quanto decidete voi, va bene così, perché man mano possiamo anche aggiungerlo. Andiamo ad aggiungere, l'acqua si aggiunge piano piano, quindi un altro po' d'acqua, perfetto, senza girare, andiamo a mettere il coperchio e lasciamo cuocere ancora 10 minuti, però controlliamoli perché l'acqua si va assorbendo, fuoco bassissimo. Allora amici, guardate, sempre cuocono, aggiungiamo un pizzico di sale, perché io vado aggiungendo acqua e quindi aggiungo un pizzico di sale, aggiungiamo ancora acqua, quindi sempre acqua tiepida e chiudiamo. La cottura delle lenticchie deve essere lenta, perché le lenticchie non si cuociono subito, devono ammorbidirsi dentro e fuori, quindi con calma, a fra poco. Allora amici nostri, guardate, le lenticchie sono quasi cotte, io già me ne accorgo, quindi hanno assorbito tutta l'acqua. Adesso cosa si fa? Si prende il mini pimer. La tecnica segreta questa. No, è il mio metodo, il nostro metodo. Prendete un frullatore, un mini pimer, quello che volete. Prendiamo tutti i pezzi, quindi le cipolle con un po' di lenticchie, le carotine, il pomodoro, tutti, proprio raccogliamoli tutti. Così non restano pezzi grossi. Tutte le carote. Ok. Quindi si raccoglie tutto. Le verdure. Andiamole a frullare, a tritare. Se occorre aggiungere un po' d'acqua, gliela aggiungiamo. Qua non occorre perché comunque le lenticchie assorbono, prendono tanta acqua, quindi non occorre. Allora amici, una volta che abbiamo frullato le verdure, quindi cosa c'è? 2 carote, la cipolla e il pomodoro, prendiamo questa parte più densa e la andiamo a mettere nelle nostre lenticchie, quindi a versarlo. Così. Ok, mescoliamo. E le lenticchie non verranno più acquose, piene d'acqua, vengono una crema, perché le lasciamo una parte intera e una parte frullata, non è proprio frullata, col mini pimer non vengono, vengono tritate. Guardate che buona, a me non piace piena d'acqua la lenticchia, quindi preferisco farle molto più dense. E a parte che tutte le verdure le ritroviamo poi nelle nostre lenticchie. Ok, adesso ne leviamo un po' e le mettiamo da parte perché ne ho fatte abbondanti e nel resto caliamo i nostri gnocchetti. Oggi ho scelto io gnocchetti piccoli piccoli. Quelli sardi. A volte uso lo spaghettino piccolo piccolo oppure la pastina, cioè a me la pasta con le lenticchie mi piace in tutti i modi. Avevo questo e utilizzo gli gnocchetti sardi. Allora, possiamo andare a calare la nostra pasta che è 300 grammi. Per me. No, per tutte e due, questa poi gonfia. Allora, i gnocchetti sardi, mescoliamo, assaggiamo, perché se ci vuole un altro pizzico di sale lo andiamo a mettere e la facciamo cuocere lentamente, proprio piano piano. Le lenticchie sono gustose, però devono venire dense, non piene d'acqua. Quindi aggiungiamo un altro pizzichino di sale e con calma. Se occorre, e voi vi rendete conto che siano troppo dense, aggiungiamo piano piano poco d'acqua e la facciamo cuocere. Ok. Queste sono, diciamo, le lenticchie preparate di Betty e Marco. Ovviamente è un nostro modo personalizzato di farle, però siccome mi piace, è venuto come più
arancione, perché? Perché ho messo due carote, avremmo potuto metterne una, due pomodori, quindi il colore lo prendono dagli ortaggi poi alla fine. Considerate che io non abbia broccolo, perché quando faccio le lenticchie metto pure qualche pezzettino di broccolo, ma questo lo faccio sempre per i ragazzi, così si mangiano le verdure. Ok, facciamo cuocere la pasta. Allora amici, i nostri gnocchetti sardi sono pronti e anche le nostre lenticchie. Io ne vado pazza, adesso ce la mangiamo. Quindi spegniamo e andiamo a versare nel piatto. Guardate come sono venuti densi, senza troppa acqua. Che bontà. Sì. Buona, che buona. Bontà. A parte che i legumi fanno bene. Ok. Adesso la mettiamo qua e aggiungiamo, questa la spostiamo, e aggiungiamo un filo d'olio, olio a crudo. Ok. Eccola. La nostra pasta e lenticchie è pronta. Sua maestà la pasta con le lenticchie. È pronta, è semplicissima, solo che io le faccio cuocere molto lentamente. Fatemi sapere come le fate, se usate lo stesso procedimento, se aggiungete qualcosa, insomma, io sono curiosa. Questa è la pasta di Betty e Marco, pasta con le lenticchie. Che dirvi, siete favolosi. Più tardi arriva Alessiuccia e ci possiamo mettere le mani nei capelli perché sarà arrabbiatissima, ma noi la riprenderemo e vi faremo vedere, perché la vacanza è finita, però so che si è divertita un mondo con la zia Lulu. Un bacio grande e ricordiamo sempre giustizia per Beatrice. Vi voglio bene, buon pranzo a tutti, ciao amici, buon appetito, ciao.